Bene ragazzi, siamo pronti a fare uno studio di funzione, adesso vedremo se banale oppure no, di 4x più 1 su x. Allora, vi dico subito che una scrittura del genere ci servirà magari per fare le derivate, però io preferisco una struttura in cui faccio subito il minimo comune denominatore. Quindi facendo così viene 4x alla seconda più 1, poi sceglierò io quale delle due forme utilizzare. Vedremo, però io intanto me le metto tutte e due. E allora niente, ci prepariamo al nostro grafico che dovremo costruire. Adesso sappiamo fare una marea di cose. Siamo pronti, ad esempio, per fare il punto 1. Allora, il punto 1, ragazzi, c'è un denominatore, x deve essere diverso da 0, quindi il dominio è meno infinito 0. 0 più infinito. So già che dovrò fare 4 limiti, però magari ne devo fare di meno. Punto 2, parità e disparità. Allora, capite che per guardare la parità e la disparità è meglio guardare qui, perché se io faccio f di meno x, noto che sopra non cambia una mazza perché è x alla seconda, sotto x diventa meno x. E quindi questo, spostando almeno qui sopra, corrisponde a meno f di x. Quindi la funzione è dispari. Bene, simmetrica rispetto all'origine. Questa, diciamo, è la mia informazione. Bene, punto 3. Intersezione con l'asse delle x, intersezione con l'asse delle y. Allora, per l'asse delle x devo porre la y uguale a 0. Ci piace di più la forma in cui pongo uguale a 0 la y, in cui pongo la mia y scritta così, uguale a 0. Questo perché è fattorizzata. Quindi semplicemente dovrei porre, visto che la x è diversa da 0 perché l'ho messa nel dominio, quindi può andare via, dovrei porre 4x alla seconda più 1 uguale a 0. Il che è impossibile perché una somma di quadrati nel mondo reale non ha soluzione. Questo vuol dire che la funzione non tocca mai l'asse delle x. E io questa cosa la dichiaro. La funzione non tocca mai l'asse delle x. Non mi verrà mai voglia di far passare la funzione attraverso l'asse delle x. Non sto dicendo che l'asse delle x è un asintoto. Potrebbe esserlo, come no, ma sicuramente non lo tocca. Poi interseco l'asse delle y, ponendo x uguale a 0. Problema, x uguale a 0 non appartiene al dominio. Bene, allora vuol dire che la funzione non toccherà mai l'asse delle y. Allora io mi difendo, vedete? L'intelligenza sta non nel fare tutti i calcoli, ma ogni volta che ottengo qualcosa nel sapere cosa fare. La funzione non tocca gli assi. Punto 4. Pongo la mia funzione maggiore di 0. Ovviamente la voglio nella forma fattorizzata. Allora, sopra fattorizzo, si vede sopra la soluzione è sempre, ho una somma di quadrati, potrei fare 4x alla seconda maggiore di meno 1, la soluzione comunque è sempre. Ho un x appartenente ad R, lui, e qui viene x maggiore di 0. Si fa sempre la tabella dei segni, quindi si mette 0, qui viene sempre e qui viene meno più. Quindi viene meno più. Vuol dire che la funzione prima di 0 è negativa. Cancello la parte positiva. Cominciate a capire che non è bello evidenziare dove esiste, ma cancellare dove non è. E a destra di 0 la funzione è positiva e quindi cancello la parte negativa. Beh, il fatto che la funzione sia dispari qui diventa evidente. Allora, ragazzi, siamo già al punto 5, dove bisogna fare i limiti. Attenzione, essendo dispari, non ho mica voglia di fare quattro limiti, faccio i limiti a 0 più
è a 0 meno, no, faccio il limite a 0 più e faccio il limite a più infinito. Allora, a 0 più vado a sostituire, o guardo sempre la cosa, ad esempio, fattorizzata, 4x alla seconda più 1 fratto x. Allora, sopra sono stupido se sostituisco 0 più, perché sostituisco 0 e mi viene 1 senza i pedici. Sotto, invece, visto che fa 0, devo stare attento, 1 fratto 0 più. Quindi viene più infinito. A più infinito, invece, devo stare attento, perché a più infinito questa struttura fa, diciamo, guardate, se fate il limite. Qui devo stare un attimo attento perché guardate cosa viene fuori. Verrebbe così. Poi io prendo semplicemente le cose più grandi, quindi viene 4x alla seconda fratto x, semplifico e verrebbe 4x e viene più infinito. Allora uno si chiede, ma non è che è un asintoto obliquo? Ovvio che sì, anche perché se voi fate, e adesso bisogna farla, la divisione dei polinomi, e qualcuno adesso magari arriccia il naso, ma bisogna farla, io vi dico già cosa salta fuori. Perché, non so se qualcuno si è accorto, che se io faccio la divisione dei polinomi, praticamente io ottengo, è stupido farla, perché divido già, 4x alla seconda fratto x fa 4x. Più 1 fratto x. Ma infatti questa era mica la funzione iniziale. Cioè è stupido farla perché ottenete una cosa che avete già fatto. Cioè vuol dire che per x che tende, ragazzi, ad infinito, questa struttura va a 0 e praticamente la mia retta è questa. È scritta qua. Quindi voi non dovete praticamente a questo punto trovare m e q, li ho già trovati. L'asintoto obliquo è 4x, perché la mia funzione di infinito va come 4x più 0 più 1 su x. Ok? Quindi 4x è il mio asintoto obliquo, attenzione, a più infinito. Essendo dispari, io non faccio mica gli altri calcoli, dico che a 0 meno, essendo dispari, ragazzi, cambia il segno. Quindi a 0 meno per disparità verrà meno infinito. E qui comunque la funzione, scusate se faccio meno infinito, la funzione giustamente, come qui andava a più infinito, qui andrà a meno infinito, ma se voi fate la divisione dei polinomi, ma non la fate perché è già fatta, otterrete comunque come asintoto obliquo 4x. Perché è la funzione che si chiama 4x più 1 su x, c'è già scritto il suo asintoto obliquo. Quindi, forse questa era, ecco, la cosa un po' più difficile, però adesso mettiamo le informazioni, ragazzi. Allora, a 0 più fa più infinito, a 0 meno meno infinito, quindi vuol dire che a 0 più fa più infinito e a 0 meno fa meno infinito e abbiamo un asintoto obliquo che fa 4x, quindi devo andare a disegnare un asintoto abbastanza ripido che fa ad esempio così. Y uguale a 4x. Attenzione, non lo disegno ovunque perché come concetto è solo a più infinito e a meno infinito. E io ho già finito i limiti. Allora, e quindi so che la mia funzione, diciamo, o passerà o farà così, o farà così, questo non lo so, mentre a di qua o farà così, in qualche modo si avvicina alla retta, ok? O farà così. Questo ancora non lo so, lo vedremo. Punto 6, faccio le derivate. Allora, per fare le derivate, devo fare la derivata
di 4x più 1 su x. È più intelligente fare la derivata fatta così o la derivata fatta così? Qui sta poi sta l'intelligenza delle persone, perché ovviamente è meglio farla così, perché non faccio la derivata di un rapporto, che è molto scomoda. Potrei farla, non è... e faccio una roba del genere, nel senso che la derivata di 4x è 4. 1 su x lo posso vedere come x alla meno 1, voi fate tutti i calcoli e viene una cosa del genere, la derivata di 1 su x è meno 1 su x alla seconda, già fatta. Ok? Quindi la mia derivata, appunto 6 asterisco, ho trovato essere fatta così, 4 meno 1 su x alla seconda. A questo punto comunque devo fare il minimo comune denominatore, quindi... Anche se voi facevate così, saltava subito fuori, no? Il g alla seconda, quindi fate come ne avete voglia, e viene 4x alla seconda meno 1, che metto in forma più sexy perché devo fattorizzare. Allora, 4x alla seconda meno 1 è una differenza di quadrati, quindi viene 2x meno 1 per 2x più 1 fratto x alla seconda. X alla seconda non lo tocco. Questa è la derivata, ragazzi, scritta in forma sexy. Ci vuole, perché adesso devo porla uguale a 0 e maggiore di 0. Bene, allora faccio il punto 6. 2x meno 1 fratto 2x più 1 fratto x alla seconda uguale a 0. X è diverso da 0 perché fa parte del dominio il fatto che x non faccia parte, cioè che x deve essere diverso da 0. Quindi posso tranquillamente togliere, moltiplicare di qua di là per x alla seconda e viene una cosa molto facile perché annullo questo, quindi faccio 2x meno 1 uguale a 0, cioè lo scrivo. E faccio 2x più 1 uguale a 0. Quindi viene x uguale ad 1/2, x uguale a meno 1/2. Sono due punti stazionari perché entrambi, li facciamo il check, perché x deve essere solo diverso da 0. E vado allora, ragazzi, a fare una cosa che tutti si dimenticano, cioè a scrivere questi punti AB di ascissa 1/2 e meno 1/2. Tra l'altro la funzione essendo dispari e le x sono una al negativo dell'altro, anche essendo dispari anche le ordinate saranno uno al negativo dell'altro. E adesso vedo, vado a sostituire, ragazzi, 1/2 e meno 1/2 nella funzione. Allora, una funzione che si chiama 4x alla seconda più 1 fratto x o 4x più 1 su x. Scegliete voi cosa. Io ad esempio sostituisco qua. Ma è uguale? È più facile forse perché 1/2 e meno 1/2, se lo elevate alla seconda, fa un quarto. E quindi viene 4 per un quarto che fa 1, 1 più 1 che fa 2, quindi risulta 2 fratto 1/2 e 2 fratto meno 1/2. Allora, 2 fratto 1/2 non fa 1, 2 fratto 1/2 fa 2 per 2 che fa 4 e sotto meno 4. Quindi qui viene 4, qui viene meno 4 e abbiamo trovato, ragazzi, i punti stazionari. Non sappiamo se sono massimi, minimi o flesse tangente orizzontale. Beh, però intanto tanta roba. 1/2 4 meno 1/2 meno 4. Allora... Mi devo mettere quindi in x uguale a 1/2, andare altezza 4, quindi mi metto qua, e meno 1/2 meno 4, mi devo mettere qua. Più o meno, ok? Il primo è il punto A e l'altro è il punto B. Adesso devo semplicemente fare il segno della derivata. La derivata... Vedete, a me interessa la derivata in forma sexy, quindi fattorizzata al massimo. Quindi devo fare 2x meno 1
2x più 1 fratto x alla seconda maggiore di 0, la derivata maggiore di 0, e niente fattorizzato, quindi 2x meno 1 maggiore di 0, 2x più 1 maggiore di 0, x alla seconda maggiore di 0. Allora, la prima viene x maggiore di un mezzo, x maggiore di meno un mezzo. È un caso che abbia già trovato la scisse dei punti stazionari? No. Ecco, qua adesso dipende se siete dei delinquenti. Perché delinquenti, se dite x maggiore di 0, vabbè, quello è veramente impossibile. Polli, se dite sempre, perché qui la soluzione è x diverso da 0. Questa cosa continuerò a dirla perché salterà fuori tante volte. O i valori esterni tra 0 e 0. Questo perché se voi dite sempre, non mi andate a mettere, ragazzi, nella tabella dei segni della derivata, lo zero, che è importantissimo lo zero. Quindi un mezzo, zero, un mezzo. Abbiamo trovato, ragazzi, che tra l'altro zero non fa parte del dominio e tra l'altro è un asintoto. Ok? Quindi zero non sarà un punto stazionario e un massimo e un minimo. Magari qualcuno verrà a voglia, vi faccio subito capire perché. Perché adesso io devo fare la mia tabella dei segni e viene x maggiore di un mezzo, x maggiore di meno un mezzo, più. Faccio la mia riga della derivata che mi dice i miei bellissimi segni. Vedete che io ho inserito l'informazione del dominio, cioè 0 mi era già saltato fuori, non ho dovuto inserire la mano, però questo è un asintoto. Quindi la derivata, ragazzi, viene più, meno, più, quindi la mia funzione sale, scende, scende, sale. E andiamo a vedere quali sono i punti stazionari. Perché, vedete, mi viene in meno un mezzo, che è il punto B. Questo è un punto stazionario. E il punto A, qui, questo è un punto stazionario. Quindi si vede, ragazzi, che la funzione prima sale, poi, quando arriva in B, smette di salire, comincia a scendere in giù fino a meno infinito, perché questo è un asintoto. Poi la funzione, visto che questo è un asintoto, vedete, fa così. Sto praticamente già disegnando la funzione e poi torna in su. Quindi A e B li classifico, perché questo è B, questo è A, quindi B è un massimo. Anche se paradossalmente ha un'altezza più bassa del minimo, ma questo non c'entra perché sono minimi massimi relativi. E A è un minimo, quindi vado, ragazzi, a disegnare la funzione. Io ho perso un pezzettino perché intanto, essendo punti stazionari, qui dovevo fare questa cosina qua, ma poi trovo che B è un minimo e allora faccio anche una conchetta verso il basso e qui una conchetta verso l'alto. Poi so che prima di B la funzione sale, dopo di B la funzione scende, qui vedete che la funzione scende giù e dopo di A la funzione ricomincia a risalire. Quindi se voi fate bene il grafico, okay, se avete fatto tutto, praticamente adesso sapete fare il grafico perché voi avete un andamento che fa così. Allora, qui sale, qui ha una sorta di, beh, ha un massimo e poi va giù. E l'asse y è un asintoto, quindi va giù fino a meno infinito. Ok? Fa così e va giù. Poi,
Di qua invece fa il contrario, è dispari, quindi va giù, 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 ha un minimo e poi risale andando come una retta. E qui c'è un minimo. E anche qui va giù come una retta, perché, ragazzi, vi ricordo, è un asintoto obliquo e quindi si comporta come una retta.